Questa è un'uva ingentilita, è un'uva strana, è un'uva particolare, difficile, ma anche socialmente produttiva. È un'uva che ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, che assomiglia molto ad un corvo. La Corvina per me è come una donna acqua e sapone, è semplice, ti colpisce per il suo sorriso, per il suo profumo, che è fruttato ma anche speziato, è profondo. Un giovane uomo vigoroso come può essere un anziano, uomo saggio che dimostra tutta la sua saggezza ma anche la sua potenza con la produzione appunto dell'Amarone. Femmina, quindi vera, sincera, che non fa mai qualcosa controvoglia e che difficilmente usa la testa, o perlomeno in certe situazioni cerca di usarla, ma quello che predomina sempre è l'anima, il cuore. La Corvina ha sempre due anime al suo interno, questa raffinatezza, questa freschezza che la rende un'uva veramente nobile, insieme a una potenza, una struttura che deriva e dà naturalmente grandi vini rossi. La Corvina, perché la regina, e quindi la chiamerei la donna più meravigliosa della Valpolicella. Qualcuno ci dice si può paragonare a una bella signora. È una grande uva, ma è molto delicata. È un'uva molto delicata, è la principale, ne usiamo l'80% nei nostri vini, quindi dà un prodotto, dà sicuramente la tipicità dei nostri prodotti. Pur essendo l'Amarone un vino strutturato, un vino comunque anche a livello alcolico elevato, di grande struttura, comunque la parte gentile che ritroviamo nell'Amarone sicuramente è data dalla Corvina. La Corvina riesce a dare il massimo dell'eleganza, del carattere, della struttura anche che vogliamo nei nostri vini. È un vino, un uvaggio, un'uva che pretende dei risultati e non delle scuse. La Corvina è come una bella donna, ti affascina, ti intriga, ti può lasciare a piedi. Forse è in questo che assomiglia un po' alle donne, bisogna sempre cercare di stare vicino a loro, di renderle, di farle sentire interessanti e di renderle felici appunto in ogni modo. Viene chiamata la regina forse perché di fatto è quella che maggiormente pretende da parte dell'operatore, da parte della natura stessa, una grande sensibilità e un rapporto veramente, direi quasi come se fosse una fidanzata. La Corvina io la vedo come una madre che ad un certo punto della propria vita vede di aver lasciato alle spalle una retta via e cede molto gentilmente lo spazio al figlio. Una donna molto forte, con una grandissima personalità. Al tempo stesso anche però molto affascinante, molto vellutata, non so come dire, anche proprio nei modi, molto sensuale. Da toccare, ma neanche con un fiore, proprio come si dice, con le signore. La Corvina ha per sé il valore del frutto, della tannicità, di essere un'uva che dà veramente una buona consistenza anche al vino, ma è un'uva altrettanto fragile. Delicata, elegante, che in completa maturazione dà anche delle note aromatiche, però molto eleganti. Sicuramente un vitigno leale. Riesce a donare un'eleganza, una unicità nei profumi e nel gusto che nessun altro vitigno sa dare. Forse è per questo che la Corvina ha trovato il suo habitat in Valpolicella e non è mai stata sostituita da nessun altro vitigno. Se la portiamo fuori dai confini di Verona, la Corvina non dà assolutamente nessun tipo di risultato. Certo, le uve più tipiche internazionali non hanno le caratteristiche e i profumi della Corvina, ed è quello che fa insieme a Corvinone e Rondinella, che fa questo vino della Valpolicella un vino unico al mondo. Come cita l'Alberti, è la regina delle varietà della Valpolicella. La Corvina mi appassiona,
perché è un'uva che si presta ad esprimersi in modo diverso in base al vino che noi vogliamo ottenere. È una grande varietà di uva che, diciamo, è quasi femminile, diciamo. È un'uva che dà molta femminilità a questo vino. Delicata sia nelle attenzioni, quindi molto esigente, ma in grado comunque di offrire sensazioni e emozioni enormi, però anche spensierata. Le nostre lavorazioni, le nostre tecniche di cantina, gli imbottigliamenti devono essere sempre finalizzati alla conservazione e alla preservazione del frutto di questa straordinaria uva. Riguardo la Corvina posso dire che è un vitigno eccezionale perché si adatta ai nostri terreni, al nostro microclima e si esprime al massimo in questo tipo di situazioni. La Corvina dà il suo meglio in alcune annate, so quali sono le condizioni che lei mi può dare un grande vino, un grande risultato e soprattutto so quali sono i terreni in cui lei si può esprimere meglio di altri. La Corvina è una varietà molto interessante che oltre a rappresentare appunto il vitigno autoctono più importante della Valpolicella, ha degli aspetti organolettici unici. I profumi particolari, l'intensità, la freschezza, tutte le caratteristiche che può dare a livello sensoriale. Quando dicevano la Corvina è la regina della Valpolicella, è perché una regina di solito è colei che comanda, che gestisce, che coordina tutto quello che succede nell'ambito del suo territorio. E la Corvina è così. Ha un colore blu, brillante. Io dico che è femmina, la Corvina è nata femmina perché? Perché la vedo vestita di blu e ha un carattere dolce ma forte. La Corvina è quella che forse mi assomiglia anche un po' come carattere, è furbetta, nel senso che non si lascia scoprire fino in fondo, cioè non si lascia, non scopre mai l'ultimo velo la Corvina. Thank you.